Signori, io non lo so. Oggi è una giornata tutta in divenire. Sono degli incastri che vanno rispettati, dei momenti che vanno rispettati. Io non potevo lasciarvi senza le pagelle, perché ieri sera vi dicevo che ero felice. Ieri sera all'una pubblico il video, vi dico sono felice, pubblico il video e mi arriva il messaggio di tutto il disastro, il casino, la confusione che io ero felice. La Juventus aveva vinto una coppa, aveva culminato questa stagione con un trofeo, non un trofeo di quelli che festeggi per tutta la vita, ma pur sempre un trofeo. E volevo semplicemente godermi questo titolo in attesa del comunicato nei 10 giorni successivi. Poi è successo quello che è successo, il patatrac. E qualcuno mi potrà dire: ah, ma sei sempre lì che parli di Allegri. Santo Dio, com'è possibile? È impossibile lasciare da parte questa roba per fare un lavoro anche di opinione relativo alle informazioni che stanno venendo fuori. Quindi vi dico, non lo so se sarà l'ultimo video della giornata oppure no. Si stanno muovendo dentro la Juventus. Si dice che Allegri tra oggi e domani potrebbe venire esonerato o licenziato dalla Juventus. Vediamo cosa succede se alla chiusura della borsa ci saranno novità. Nel caso ci rivedremo ancora qui per l'ennesimo video di questa giornata. Nel frattempo provo a portarvi le pagelle perché credo che sia doveroso cercare di analizzare quella che è stata una piccola parentesi positiva all'interno di una stagione troppo brutta della Juventus per essere vera, soprattutto negli ultimi 3 mesi. Se ancora non sapete cosa è successo tra Allegri e Vaciago, direttore di Tuttosport, e non solo, si parla anche di una donna, si parla anche di materiale distrutto, Allegri che avrebbe preso a calci delle luci praticamente di scena con la Juventus, anche molto imbarazzata, insomma, ci sono tante cose. Vi invito ad andare a vedere il video che ho pubblicato oggi, che tra l'altro è andato molto molto bene, per forza di cose, quando ci sono questi scenari qui. Siete tutti curiosi, siamo tutti esseri umani, lo sappiamo come funziona, non c'è bisogno di andare nel dettaglio. Ma ora voglio concentrarmi soltanto su quelli che sono i 90 minuti della partita. E quindi parto proprio da Allegri. Voto 7. Non so se sarà l'ultima partita di Allegri. Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere l'ultima partita di Allegri con la Juventus. E nell'Allegri bis credo una delle partite preparate meglio. Perché se ieri sera l'Atalanta esce dall'Olimpico facendo 0 tiri in porta, tanto del merito è di come ha preparato la partita Allegri, di quella che è stata l'indicazione nel 5-4-1 difensivo per cercare di andare a raddoppiare sugli esterni, per Rabiot che andava a prendersi il pallone lasciando Nicolussi libero di fare altre cose durante la partita, di Chiesa che era quel giocatore che andava a ripartire in velocità, di Vlahovic che rimaneva alto a lottare con Ian per alzare la squadra e per abbassare l'Atalanta e cercare di lasciare anche un riferimento in avanti per le ripartenze. Ci sono state tante cose fatte bene. La formazione titolare e il fatto che oggettivamente poi si porta a casa un trofeo. Lascio da parte tutto l'extracampo. Non, in questo video non ne voglio parlare, ok? Ne parliamo poi, ci sarà tempo per farlo. Ma in questa partita nello specifico, Allegri è da 7 e dispiace che non siano state preparate tutte con la stessa attenzione e concentrazione le partite, non solo in questa stagione, ma negli ultimi 3 anni. 6 e mezzo Perin, non fa parate se non credo quella su Ederson nella mischia nel finale, e dà dimostrazione di quanto la retroguardia della Juve abbia gestito molto bene, a partire da Gatti, che era il giocatore che si staccava in impostazione, giocava come terzino destro quando la Juventus partiva da dietro, una linea a 4 con Ealing dall'altra parte. Gatti ha fatto una partita fisica di intensità elevata, e quando fai fare brutta figura all'attacco dell'Atalanta significa che i tre difensori, in questo caso la Juventus, hanno giocato una partita veramente con la massima attenzione e concentrazione. Tra l'altro mi ha commosso vedere anche Gatti così emozionato. Un salutone a Marco Materazzi che ho visto che gli ha risposto su Instagram, come sempre, fuori luogo, ma non è una novità. Danilo, 6 e mezzo, è una prestazione di livello quella del capitano. Prestazione di livello perché non stava bene, rientrava da una lesione muscolare, non è facile rientrare da una lesione muscolare e fare una partita di questo tipo qui. Ha fatto una chiusura in volo aerea nella seconda metà del secondo tempo che veramente mi ha fatto impazzire. Ha alzato il suo primo trofeo da capitano della Juventus. Non lo so, ieri sera mi ha dato la sensazione che potesse essere anche l'ultimo, perché mi sembra un Danilo forse più in uscita che in permanenza la Juve, ma soltanto il tempo ci dirà se questa è stata una sensazione mia oppure no. Però abbiamo ritrovato Danilo dopo tante prestazioni in cui ci siamo detti non è lui, non è lui, e invece in questa finale l'abbiamo rivisto. Questo era Danilo. Abbiamo Bremer.
che secondo me è stato il secondo miglior giocatore in campo, perché se riesce ad annullare così tutto l'attacco dell'Atalanta, che sia De Ketelaere nel primo tempo, che sia Touré nel secondo, a non far passare praticamente nessun pallone pericoloso per quelli che erano i riferimenti offensivi di Gasperini, totalmente diversi con le misure prese in una condizione o l'altra, devo farti complimenti. E Gleison Bremer si era giganteggiato, giocatore veramente troppo troppo forte. Cambiaso 6,5, che assist, che palla per Vlahovic, veramente deliziosa, e questo ci racconta quanto questo giocatore sia imprescindibile, imprescindibile all'interno di questa Juventus. Veramente un giocatore che ha fatto la differenza, e questo trofeo è targato gol di Vlahovic e assist di Cambiaso. McKenny voto 6, forse una delle prestazioni più normali di McKenny in questo momento qua della stagione, una prestazione abbastanza normale, voto 6 perché comunque la sufficienza la porta a casa. Devo dire la verità, ha dialogato bene con Cambiaso in occasione del gol dell'1-0, quella è stata una giocata della Juventus in assoluta velocità ed è riuscita a mettere fuori tempo la difesa dell'Atalanta, che marcava uomo su uomo, e a lasciare Jim City molto basso per permettere a Vlahovic di rimanere in gioco. Nicolussi voto 7, io voglio veramente fare un applauso a questo ragazzo qua, perché io a questo ragazzo voglio bene, perché zitto zitto non si è mai lamentato. In stagione aveva giocato meno di 300 minuti, era da 2 mesi che non vedeva il campo nemmeno per un minuto, e in finale fa una prestazione di questo tipo qua. Ha giocato troppo poco quest'anno Nicolussi Caviglia, troppo poco, e tante volte ho sentito gente che diceva lui non ci può stare. Ragazzi, io credo che Nicolussi ieri sera abbia dimostrato tanto più di Locatelli in tutto il giorno di ritorno, e lo dice uno che darebbe un'altra occasione a Locatelli con un altro allenatore. Però la differenza è stata veramente abissale tra Nicolussi e Locatelli ieri sera. Bella prestazione di Hans, trofeo meritatissimo. Rabiot voto 7, perché queste sono le prestazioni che voglio vedere da Rabiot, questo è il grado di concentrazione che voglio vedere da Rabiot, perché so che Rabiot quelle cose me le può dare, so che Rabiot quelle cose le può fare. Per questo mi ha sempre fatto arrabbiare in questi mesi, perché lo vedevo distante. Solo che ci sono giocatori che sanno dare l'on-off di quando giocare e quando no, e giocatori che invece non ce la fanno. Ecco, Rabiot è uno di questi, perché è uno dei giocatori che tende più verso l'alto livello piuttosto che il basso. E ieri sera ha fatto una prestazione di altissimo livello. E la Juventus ha visto un Rabiot anche in un ruolo inedito, quello di giocatore che va a prendersi il pallone per dare inizio all'azione e poi andare in sgroppata. Non rinnoverei Rabiot, non l'avrei fatto neanche l'anno scorso, ma è un giocatore forte, un giocatore importante, con un difetto: si accende e si spegne con troppa facilità. Il Lin Junior 6,5 mi è piaciuto tanto in fase difensiva, perché ha sfruttato la sua velocità per cercare di contenere Zappa Costa lì sulla destra. È stata una scelta giusta da parte di Allegri non schierare Kostic dal primo minuto e schierare un giocatore che in questa stagione è stato molto molto contestato, secondo me anche giustamente, perché Lin non ha fatto una buona stagione ma ha fatto una buonissima finale di Coppa Italia. Mi piacerebbe vederlo come ala, come esterno di ricambio in un 4-3-3 o 4-2-3-1, perché per me non è solo un giocatore di velocità che deve mettere al servizio della fase difensiva, è un giocatore che potrebbe dare tanto anche in fase di spinta e ripartenza effettiva. Chiesa voto 6,5, ha fatto una prestazione generosissima, non tanto in zona gol, non tanto in zona offensiva, non tanto quando la Juventus aveva il pallone, quanto più quando non ce l'aveva. Quel 5-4-1 con Chiesa che andava a raddoppiare sull'esterno è stato determinante. Chiesa è andato a schermare un po' tutti i giocatori dell'Atalanta, è andato a raddoppiare per cercare di arginare e chiudere gli spazi. È stato un giocatore veramente fondamentale, che aveva dato tutto e che poi è andato in panchina quasi a fare il mister dopo l'espulsione di Allegri. Federico Chiesa nel post partita ha detto che a fine anno si incontreranno per discutere il rinnovo. Me lo auguro, un bel rinnovo ponte fino al 2026, perché perdere Federico Chiesa per me sarebbe un problema grandissimo per la Juventus. E poi abbiamo questo giocatore qui, questo, io ragazzi veramente meno male che abbiamo tenuto Vlahovic e non abbiamo preso Lukaku, meno male. Questa è la foto emblematica dell'amichevole in cui si tira sulla maglietta e mostra il suo nome quando sembrava un giocatore fuori rosa. La partita di Vlahovic è eroica, è perfetta, un'occasione fatta bene, un'occasione concretizzata. Poi c'era la possibilità anche di andare a raddoppiare, c'è stato un recupero meraviglioso di De Rom proprio su Vlahovic, c'è stato
la traversa di Miretti, ma quell'occasione lì dopo 4 minuti, quel contromovimento e quella freddezza davanti al portiere. Questo significa essere il numero 9 della Juventus, questo significa essere il giocatore di riferimento, di copertina della Juventus di quest'annata, questo significa essere Dusan Vlahovic, un giocatore che è diventato un leader carismatico per la Juve. Bravo Dusan, grazie Dusan. Voto 6 e mezzo a Miretti, prima o poi, amico mio, riusciremo a sbloccare questa sfida legata alle traverse tra Salernitana e finale di Coppa Italia con l'Atalanta. Sicuramente sarà stato brutto, ma sarà stato bello festeggiare il primo titolo con la Juventus, che sei gobbo da sempre, e mi fa tanto piacere vedere Fabio Miretti festeggiare una Coppa con la Juve. Ildiz, voto 6, è entrato, ha fatto un paio di sgroppate, di sgasate interessanti. C'è stata una volta che poteva dare un pallone a Vlahovic molto interessante, invece è andato forse fuori tempo, fuori giri, e non c'è riuscito. Un po' più di calma e di concentrazione, ma capiamo che nei minuti finali di una Coppa, in un momento in cui la Juventus sembrava clinicamente morta, possa mancare anche un po' di lucidità, per utilizzare la parola di Allegri dell'altro giorno, un eccesso di frenesia. Vea, voto 6, è entrato e ha fatto poco. E Milik, voto 6, anche lui è entrato, ha fatto poco. Ho voluto dare a 6 a tutti e due i giocatori che hanno giocato pochi minuti per un motivo. Comunque, quando entri e il risultato è così in bilico, devi cercare di dare tutto te stesso. E Milik si è preso un fallo veramente vitale nei minuti di recupero, che ormai erano diventati un quarto d'ora praticamente. Si è giocato un supplementare. E quindi mi sembrava giusto riconoscere il 6 anche a quelli che sono entrati. E quindi, ragazzi, queste sono le pagelle di un Atalanta-Juventus 0-1, secondo me meritatissimo per la Juve, dove l'Atalanta è stata completamente arginata, è stata annullata. Quindi considero assolutamente positiva la prestazione della Juventus, ovviamente non perfetta, ma assolutamente positiva. Una finale di Coppa meritata da parte della Juve. E ora vedremo lato extracampo che cosa succederà. Ho già in mente 2-3 robe da dirvi quando uscirà questo comunicato, se uscirà. Però mi sembra difficile immaginare lunedì sera Allegri che andrà a stringere la mano a Thiago Motta, o la Juventus che farà passare sotto banco questa notizia che è esplosa, perché poi quando vengono fuori queste notizie è difficile far finta di niente. E immaginatevi i giornalisti di Tutto Sport alla conferenza stampa con Allegri domenica, ci voglio neanche pensare, sono cose che non possono accadere. Quindi qualcosa secondo me succederà nelle prossime ore, aspettiamo e vediamo, saremo qui a commentarlo insieme. Ciao a tutti e forza Juventus.